Una serata movimentata, quella nel centro della movida cittadina, ma non per il divertimento sfrenato, quanto per il fuggi-fuggi provocato dai cani poliziotto al lavoro da tarda sera. Le squadre di polizia della Questura dell'Aquila, tra le quali la mobile di Niglio e la volante di Mariani, hanno infatti lavorato da dopo la mezzanotte nella zona tra Piazza Regina Margherita, il Corso Stretto e Piazza Chiarino. Grazie all'uso dei cani antidroga, gli uomini della polizia hanno arrestato un 22enne che aveva indosso 45 grammi circa di hashish, bilancino e occorrente per il confezionamento delle dosi. I cani hanno fiutato diverse persone, ma non hanno trovato sostanze prima che ci fosse il fuggi-fuggi al loro passaggio. Chiaro segno del consumo diffuso di droga nelle serate aquilane, incrementato chiaramente nel post-terremoto. Così come è salito considerevolmente anche il consumo di alcolici. Allo scopo di limitare infatti gli ubriachi al volante, sempre ieri notte, tre posti di controllo degli uomini della polizia con l'etilometro sono stati messi sulle vie di deflusso dal centro cittadino. Il bilancio dei numerosi controlli effettuati è stato comunque positivo, con una sola patente ritirata per guida in stato di ebbrezza, a testimonianza che la presenza delle sirene sia un ottimo deterrente dal divertimento sconsiderato e pericoloso. Per quanto riguarda le attività commerciali, sei locali hanno violato il regolamento comunale che prevede il divieto, dopo la mezzanotte, di diffusione di musica ad alto volume, tanto da poter essere sentita dall'esterno del locale. Le sanzioni previste sono andate da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500. Per il rispetto degli orari di chiusura, tutti in regola e controllati, eccetto un'attività ancora aperta dopo le 2.